Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su FIFA 23 con il nostro Palermo. Senza indugi, andiamo, partita affuoricata contro il Sud Tirol. E vediamo. Ne ho un po' da farsi, maglietta bianca, maglietta nera, più scura, va bene. Gestione squadra, voglio sperare che Seger si sia definitivamente ripreso, così è, meno male. Caro bro, è stato bello, bro, è stato bello, bro, è stato bello, bro. Ora, bene così, e direi andiamo a vedere questa partita. Dai. Con il Sud Tirol dovrebbe... Allora, siamo sempre le solite. Con il Sud Tirol la partita dovrebbe essere un po' più abbordabile. Però sapete come funziona FIFA, quindi... sarà un inferno. Cioè, questa partita sarà un inferno. Perché abbiamo vinto due partite consecutive. E quindi il Sud Tirol sarà tipo. Sarà tipo il Brasile di Pelé. Diciamo. Ecco. Comunque, speriamo che non sia così. Diamoci a fare. Dai, ragazzi. E niente, ragazzi. Non lì. L'ho visto da un'altra parte. Cosa? Ok. Va bene. Ora, io direi che facciamo tipo così. E allora, carico. Stulak. Ma. Intervento comodo del portiere su questa posizione. Vabbè. Continuo a non capire come devo battere le punizioni. Ci ho caricato quasi tutto. La barra l'ho caricata quasi tutta. È venuto fuori sta palletta moscia. Cioè, dove... Vabbè, non so che dirvi, raga. Questo sarebbe fuori gioco. Comunque, secondo regole gioco del calcio. Vabbè, grazie, fa niente. No. Che succede? Qui preferisce il dialogo. Dopo. Dialettica. Grazie. Niente cartellino. Ok. Che sia l'ultima. Benissimo. Lancio. Cerca di scavalcare la difesa con questo lancio. Ma un tiro normale, no? Invece di fare le mezza rovesciate, le semi rovesciate, le ma normale, no, eh? Vabbè. Di qua. Di qua. Lancia. Vido. Mamma mia, perché Vido? Gomez. Niente. Vabbè. Va bene. Primo palo. Dai. Poggeri qua. Hassan. Era Hassan? No, chi era? Mi sa che era Hassan. Comunque va bene. Ok. Primo palo. Corto. Testa. Ha cercato la rete di testa, ma gli è andata male. Vabbè. Palla che termina fuori. Bravissimo del Cearo. Lancio. Bravissimo Antuna. Hanno messo pressione agli avversari, hanno recuperato il pallone. In mezzo. Si alza la bandierina, rimane. Ma come può essere fuori il gioco se era un cross? Era un cross. E lui era dietro al... Dove ha messo la Lido? Tanto perché vibrano. C'hanno una aurea strana che vibra. No. 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 Unità. Meno male. Meno male. Tentativo apprezzabile. Fine primo tempo. Partita rognosissima col Sud Tirol. Partita veramente rognosa. Non so che... Loro fondamentalmente
applicano quello che io chiamo schema dell'amicizia, ovvero in 11 a braccetto davanti alla linea di porta. Vabbè, ma non riusciamo a segnare, non riusciamo a sfondare questo muro umano. Anzi, in qualche occasione in ripartenza abbiamo pure rischiato qualcosina in contropiede. Adesso, però, è un'occasione, Vito, tira Vito, tira prima, quando premo io. Vabbè. Calma. Difesa scoperta, occhio al contropiede. Calma. No. No. Ma che ha preso Nita? Cosa ha preso Nita? Cosa ha preso con la punta delle dita? Nita. Con le dita. Le dita di Nita. Le dita di Nita. Le dita di Nita. Ancora le dita di Nita. Le dita di Nita. Le dita. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro. Ora voglio vederlo. Cortesemente me lo fate vedere sul replay. Avrebbe fatto lui il rigore. Come? Non l'ha neanche presa. Ovviamente ha rivolto a quello che ha calciato il rigore. Col cucchiaio voleva farlo, sì. Cucchiaio e mista. Vabbè. Scusate. Oh, però. Però un attimo, eh. Ehi. Ehi. Something no, bene. Ma. Ok, calmi. Siamo molto calmi, stiamo un attimo spegnendo. Ci stiamo un attimo spegnendo. Vido. Stavolta va lui. Se ne va a quel paese, Vido. Vabbè, io devo. Ok. No. No. I'm sorry. Non la tiene. Attenzione, ed è calcio di rigore. Ah. Ma intanto non para Nita! Ancora! Le dita di Nita! Le dita di Nita! Le dita di Nita! Di Nita! Avanti! Lancio! Vai Vido! Vai Vido! Vido! Niente! Cadabra! Cambi, fermi tutti, cambi. Ma allora, intanto, Madibo, ciao, intanto. Poi, Segre con noi ritorna bene. Io voglio Cristea in attacco, a posto di Brunori. A posto di dire, Cristea, ci voglio Cristea. Secondo me abbiamo spazio adesso. E allora, proviamo una cosa. Vega, se lo metto di là. Almeno uno. Mamma, io non capisco qual è la differenza. Però va bene. Facciamo. Ok, Vega, va bene. E qua ci mettiamo a FIF. E però va bene così. Per ora va bene così. Avanti. Però si resta in parità, provano il possesso palla. Calma, no. Questo sarebbe fuori gioco comunque.
secondo le regole del gioco del calcio, quello sarebbe fuori gioco. Così, occhio e croce, anche esso due. Meno male, ancora le dita di Nitta. Ancora le dita di Nitta. Le dita di Nitta. Vai. E Bruno, Boris, perché buchiamo Bruno? Boris si chiama, quale Bruno? Boris. Boris si chiama, Boris. Calma. Calma. Calmi. No. No, meno male. Va bene. Va bene. Scusate. Scusate. No. Meno male. Meno male. Sarebbe anche finita la partita, no? La partita sarebbe anche finita volendo. Sai com'è? Avete dato 2 minuti. Siamo a 3. Sarebbe finita la partita comunque, eh? Sarebbe comunque finita la partita. Oh, meno male. Ma va ancora, no? Ma che 0-0, un pareggio, però va bene. Vabbè, che possiamo farci così? Te l'avevo detto. L'avevo detto, su Tirol ho fatto 15 punti. Sono fatto 15 punti. Saranno un incubo, così è stato. Miglioreremo in attacco, si spera. Si spera. Motivo, ok, non credo. Che era etichetta dei favoriti. Posso via fino all'inizio? No. La difesa ha disputato un'ottima partita. Dai, adesso andiamo. Allora, io direi avanziamo e andiamo alla partita con il Perugia. Fammi che ci sono cose. Allora, andiamo con gli osservatori. Gli osservatori. Allora, Christian Olesen. Stiamo a osservare, vediamo. Ulrik Johnsen. No. Damian Laursen, no. Amar Lorenzen. Lorenzen, però Lorenzen non è che mi fa impazzire. Osserviamo un po' meglio. Frey Jensen, no. Mats Hansen, no. Oliver Bertelsen, no, ottimo, questi osserviamo più da vicino. Mamma che schifo. Allora, Orellana ci porta dall'Arabia Saudita. Farouk Al-Sharani, no. Potevo osservare meglio. Basil Abdullah, non so, c'è un attimo potenziale. Abbas Ahmed, no. Bahir Olotaibi, andiamo un po' meglio. Mehdi Abdullah, osserviamo un po' meglio. Nadir Alarbi, questo no. Allora, anche questo osserviamo un po' meglio, vediamo. Poi Bernardi ci trova da Irlanda. Jim O'Connor, no. Michael Sweeney, no. E Joseph Kennedy, no. Guardiamo, osserviamolo un po' più da vicino. Orca miseria, che robe brutte. Però già che ci sono io, già che ci sono, voglio fare una cosa. Abrosa, voglio cambiare, scusate, l'allenamento un attimo al buon Boris. Piano di crescita, e io direi voglio qualcosa che gli aumenti lo scatto. Controllo palla anche va bene. Attività, ala di supporto, diciamo ala di supporto, direi va bene. Ala di supporto va bene, ci sta. Ok, e per il resto va bene così.
Ora andiamo avanti e avanziamo un altro po' e arriviamo a partita con il Perugia. Con il Perugia di Strizzolo e di Carmine. Perugia ha dato portato il Perugia del buon Falconero, che ci sta facendo la carriera, la sua carriera sul suo canale YouTube, da vedere assolutamente. E noi siamo qua, sezione squadra. Io, porca miseria, mi dimentico sempre di Segre, mannaggia me. Anzi, facciamo una... no, torna indietro, rosa, Abrosa, sessione squadra, rosa, la rosa, caro bro, è stato un piacere, ma torna Segre, avanti, anzi, voglio provare una cosa, perché, rosa, gestione squadra, voglio provare una cosa, andiamo, inserimenti offensivi, vediamo un po', diciamo che così riesco a avere più scelte, diciamo. Ora ci siamo e andiamo, gioca partita, vediamo cosa riusciamo a fare, dai. Seconda partita questa puntata contro il Sud Tirol. Tirol è un po' Sud e un po' Tirol. Vabbè, comunque, signori, siamo qua. Difesa la nota un pochino stretta, però va bene. Dai, vediamo che si riesce a fare. Dai ragazzi, un Tuna ci sei, come non detto. Dai ragazzi. No. Meno male. Bravo Nita. Ok. No. Bravo Nita, qua un attimo è complicata. No, è che fortunelli. No, avevo un terzino. Posso capire perché angolo, se la palla è sfilata fuori senza la toccasse nessuno? Chiedo. Così. Di là, tanto però. Cicaldau. Cicaldau! Lo sfonda al portiere Perugia. E Ale! 1-0. Dai! Su! Dai, ragazzi. Grande Cicaldau. Mi sei piaciuto, Cicaldau. Da così, boom. Così, sfondato. Va bene. Grande Cicaldau. 1-0, dai. Dai, ragazzi. Ok? Benissimo, Cicaldau. Da fuori! Mamma Cicaldau, 2-0. Cicaldau. 2-0. Comunque, Sotir non mi sembrava irresistibile. Ora a parte la cosa. Cioè, non mi sembrava resistibile. Io ho visto il portiere che ha fatto una torsione strana. Come voleva prenderlo sto tipo. Vabbè, lasciamo stare. Comunque va bene, meglio per noi. Questo è hype motion, signore. Questo è. C'è un pochino di machine learning, però c'è anche molto hype motion. Hype motion c'è tanto di hype motion. Non so che cosa ha provato a fare. Però vabbè, è un po' di hype motion. C'è tanto hype motion. Ragazzi, ci divertiremo tantissimo, lo so.
tantissimo. Per i motivi sbagliati, ma ci divertiremo tantissimo. Calmi. Calmi. Questo sarebbe fuorigioco volendo. Però, vabbè. Ma lo dite voi. Va bene. Ok. Di qua, Gomez. Ok, Cicaldau. Lancio. Ok, il possesso, ok la gestione della palla. Vabbè, Vito, vabbè. Ci ha provato. Cercate di apprezzare la buona volontà. Ecco, mettiamola così. Dai. Ok, benissimo. Vega. Bene. Lancio di qua, benissimo. Un tuna. Ok. Tira, no. Vabbè, qua il loro portiere ha fatto un paratone mica male. Ok. Lancio, benissimo. Tira, e tira però, porca. Vabbè, niente. Fine primo tempo, 2-0. Tutto sommato la stiamo giocando bene. Abbiamo iniziato un po' soffrendo, un pochettino. Piano piano ci abbiamo preso le misure e direi che la stiamo giocando bene. 2-0, bene così. Bene così, signori. Adesso, diamoci da fare. Dai ragazzi. Tu va benissimo. Segre, io... Non è Segre, è Stula, se non è Segre. No. Oh, le dita! Ancora Nitta! Le dita di Nitta! Meno male. Tanto. E tanto c'è Vito. Vega. Vabbè, e allora ditelo. Cicaldau vicino alla tripletta, non ci posso credere. Attenzione però, ci risiamo. Vito. Tira. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Comunque Vito è, cioè, fa tanti gol, eccetera, ma è sgraziato da morire. Come si stoppa il pallone, è una roba che è uno sgraziato proprio alla Peter Crouch. È quello sgraziato alla Crouch, lo sgraziato dell'ungagnone. Sgraziato ma almeno teoricamente efficace, quello è una roba assurda, però segna, in qualche modo segna, tanto un tuna qua. Vito, che cacchio, però la ruba Vito, no, mi sono confuso. La passo la tiro. Non ho fatto nessuno dei due alla fine. Ultimi minuti di gara con gli ospiti. Lancia. Dai che niente. No, comunque dobbiamo. Bravo! Vito ancora. E vabbè, crossa Vito. Lui il gol dovrebbe raccoglierli. Ecco. Ecco perché il cross dovrebbe raccoglierli. E porca miseria. Vabbè. Lancia di qua. Ancora Vito. Mamma mia, Vito. Madre santissima, Vito, come cazzo. L'arbitro lascia la norma del vantaggio. Benissimo. C'è spazio per il contropiede. Di là. Antuna. Difesa scoperta, occhio al contropiede. Benissimo. Vega. Oh, Ale, dai. 3-0. Partita chiusa, va bene così. E a sto punto io qualche giocatore faccio entrare. Io direi Brunori, direi Cristea a sinistra al posto di Vega, Afif al posto di Nuntuna, Segre, facciamogli riassaporare il campo a Segre, avanti,
Comunque che sto bug tutti meno uno c'hanno lucidità, non... perché sta cosa? Vabbè, comunque. Va bene. Fatti i suoi cambi. Mo' partiamo. Dai ragazzi. Ok. No. Ecco. Lo sapevo io. Chi è che ha segnato? Santoro. Ha segnato Santoro. Ma questa entrata così in simpatia perché? Non è neanche fallo? Non è fallo? Questa entrata così con tanta simpatia, devo dire. Non è fallo. L'ho visto infortunarsi io, quel giocatore. Ho visto il mio giocatore infortunarsi. Segre, di nuovo. C'è cacchio appena entrato. C'è dai, ma manco Ronaldo. No, Ronaldo, dai. Ora dimmi per favore che non è un fallo, che non è infortunio grave. Perché dai, c'è... Cioè dai, manco Ronaldo, poveretto, questo appena entrato prima. Dai, ma manco Ronaldo. Almeno Ronaldo un doppio passo l'ha provato prima di farsi saltare il ginocchio, quel poveretto. Pensi a guarire, cioè, quando è così l'infortunio è grave. Quando è così l'infortunio... Allora, è ciclato questo straordinario, assolutamente sì. Poi, è merito dei ragazzi, assolutamente sì. E io c'ho timore che qua ci sia nato un infortunio grosso. Stiamo seguendo i piani. Il software economico presenta a non rompere i coglioni. 3 mesi! Minchia, vai, manco Ronaldo, dai! A FIF. In una più spesso, pensavo tu qui. Il tuo posto in squadra non è a rischio. Giochi sempre a FIF. In modo dell'altro giochi sempre, quindi non rompere. Insomma, l'hai capito. Allora, intanto voglio ricordarmi un attimo calendario. Che partito ho fatto? Sì. Sud Tirol l'ho pareggiata. Poi Perugia e adesso c'è il Beri, attenzione, c'è il Beri. E allora conferenza stampa prepartita contro la Beri, rosa di alta qualità, assolutamente sì. E ultima volta è finita con 4-4, anche quando ancora non avevo cambiato il... Allora, dovremmo rimanere concentrati. Quando ancora non avevo cambiato la slide del portiere. Vabbè. Va bene. Ora. Direi. Giochiamo la partita. E orca miseria. Allora. Ci ho segreto di nuovo porto. Non è possibile. Aspettami, fango un attimo. Comunque Segre veramente, ma veramente alla Ronaldo Segre, eh. Oh, è tornato Saric. È tornato Saric. Me lo porto in panca. Allora, io direi facciamo iniziare con Amadibo e Saric, poi vediamo. Livello va bene, tutte cose vanno bene, e allora se tutto va bene facciamo da bene. Allora andiamo salvare modifiche e sì, anche perché le modifiche credo di essere ancora con gli inserimenti offensivi, no? Credo di aver giocato con gli inserimenti offensivi. Ecco,
fase offensiva, insomma, si è vista sta cosa. Adesso ci siamo. Palermo Bari. Dai. Che succede? Perché? Perché non mi sembra che lo stadio di Palermo sia così. Però va bene. Comunque, signori, siamo qua. Pronti a battagliare per un'altra partita. Dai, signori. Dai, ragazzi. Porca miseria. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi. Calma. Ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio? No. No. No, mamma mia, Nitta, ancora le dita di Nitta, ancora le dita di Nitta, da fermo ma sempre le dita, sempre le dita, le dita, le dita, le dita di Nitta, però ci volete andare cortesemente, non possiamo sempre affidarci alle dita di Nitta, scusa. Allora, Montona. Untuna, quello sarebbe fallo comunque, la palla non l'ha presa manco per sbaglio. Quello sarebbe fallo. E qualcuno ci può andare per favore. Arctic Fone, mamma mia, Nitta. Ancora Nitta. Ancora Nitta. Ma che... No. No, 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 tornate indietro, sciocchi. Lancio, piega. Vega. Vega, grande Vega. Vega, Vega, se la conquista lui, Vega 1-0 e Ale, e dai, grande Vega, grande Vega, dai. Tra l'altro, a quanto pare siamo in casa nostra, pensavo che giocassimo fuori, invece sembra che giochiamo in casa noi. Dai Vega, 1-0, dai. Bene, la piazza a giro. Va, pigliala. E a lei, signori. 1-0. Dai, ragazzi, dai, ragazzi, dai, ragazzi. Calma. Calmi. No. Mi dai? Vabbè. Si vola verso la porta. Meno male. Vida. Vida. Allora, Matteo. Matteo. Di qua. Lancio, ok. Perché di testa? Perché di testa? Perché di testa? Lancia, vabbè, come non detto. Qua si rischiato un altro autogol come quello di contro il Perugia, meraviglioso. Anzi, contro il Cagliari, la scorsa puntata. Vido. Va bene, va bene. Fa niente, dai, fa niente. Fa niente. No, prendi. No. No. No, 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 no. Non è, non è. Non è, non è. E questo è fuori gioco comunque. Quello comunque era fuori gioco. Quello comunque era fuori gioco. Quello comunque era fuori gioco. Era fuori gioco. Mannaggia voi. Mannaggia voi. Vabbè. 1-1, fa niente. Dai, stiamo calmi. Riproviamoci. Salta di testa, come non detto. Riprovaci. E già bene. Cosa? Perché? In base a cosa? Posso capire? Vabbè. Te stoppata col braccio comunque. Ma vabbè. Vabbè, raga, però dobbiamo anche regalargli i palloni. E anche no, No. Accompagnano l'azione. No. No. Ottima occasione. No, vabbè, però. Nitta, Nitta, Nitta. Perché cerchi di pararla di testa? Nitta. Nitta. Nitta, Nitta, io dico io. Vabbè. Vabbè. E niente, 2-1. E vabbè. Lo chiamavano machine learning, in realtà si chiama script. Vabbè. Ok. Vega.
Via sulla fascia. Di qua. Ok. Calciato al volo, non è entrata davvero di poco, ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Vabbè, mamma raga, però ragazzi, davvero dai. Vabbè, azione insistita, buona circolazione di palla. Guarda quello cosa gli stava entrando. Niente, Nita che è successo? Nita? Questo, vabbè. Lancia, video è tua. Via, tira, tira, maledetto, tira, maledetto, tira. Niente, fine primo tempo. Fine primo tempo, 2-1 Bari. La situazione non è migliore. E non è facile per niente. Tutto pronto, e vediamo cosa riusciamo a fare. Penso poco, però dobbiamo semplicemente provarci. Saric 2-2 e Ale. E dai, così inizio secondo tempo. Saric, grande Saric, lui è tornato per davvero. Non è come il povero Segre che da un lungo infortunio scende in campo e si fa male di nuovo. Veramente. Allora, comunque, ok. Adesso io voglio vincere, però. Io voglio vincere, comunque. Io voglio vincere. Dai, ragazzi. Ragazzi, dai. Porca miseria, va bene. Vabbè, comunque ci siamo. Dai che ci siamo. No. È finito sotto la lente. No. Ma vabbè, raga, però dai, vi dormite. No. Vabbè. Era destino, doveva entrare per forza sto pallone. Doveva entrare per forza. Vabbè. Mettici un altro po' a fare il lancio, Mettici un altro po'. Hassan. No. Può andare. Vai. Ma non è possibile, l'ha preso sulla pancia. Cosa diavolo stai dicendo? L'ha preso sulla pancia. E qua, la pancia. Anzi, anche qualcosa più sotto della pancia. Ma tanto Nita la barra. Ci mette le sue solite dita. Nita ci mette le dita. Però, ok. Va bene, avanti. Allora. Calma. Vabbè. Niente. Vabbè. No, vabbè, ancora no. Ancora. Ma non così. Vabbè. Vabbè. E niente, non fate i lanci, mi raccomando, non fate i lanci. Soprattutto quando ve lo dico io, non li fate. Guarda, quello ci sbatte contro e cade lui, ma come... Ma che siete fatti burro? Ma siete fatti di burro, siete fatti, ma... Mannaggia voi. Di là? Ok. Lancio, Fido. Ok. Pega. Ecco. Vai a prendere la palla. Vabbè, tutti i 3 minuti, non lo so. Davvero difficile, ma proviamoci, dai. dai. E niente, sconfitta 4-3. Poi l'altra partita assurda, in senso diverso da quella con Cagliari, col Perugia. E vabbè, è andata così.
è andata così, signore. Ora ricapitoliamo un po' la situazione, vediamo un po' come Tom Segre conta la squadra, non i singoli. Assolutamente sì. Poi vega, ce l'ha messa tutta. Vega ha fatto un'ottima nel complesso. Poi meritavano di più, assolutamente sì, meritavano di più, assolutamente sì. Ma vabbè, signori, allora io direi avanzerei, che sai che sto giocando bene quando gioco. Vabbè, comunque, ci sono giocatori impegnati con le... aspetta, giocatori impegnati con le nazionali, no? Dopo, più avanti. Comunque, adesso, ma perché c'ho Saric? Vabbè, ok, facciamo così. Madibo, ma io Gomez, mettiamo poi su Madibo, non tengo Gomez, va bene così. E vabbè, non portiamo modifica. Allora, chiudiamo questa parte. Fatemi vedere un attimo una cosa, Caldau. Ci penserò. Sei titolare tu, però ti dico che ci penserò. Vabbè, comunque, signori, chiudiamo questa puntata con la seguente classifica. Palermo tredicesimo. Piano piano saliamo. La distanza dall'ottavo posto è sempre di 4 punti. Boh, oh. Io ci provo. Poi vediamo. Alla prossima.